È stata inaugurata a Salerno, all'interno del Tempio di Pomona, la mostra fotografica nazionale itinerante della Polizia di Stato, Frammenti di Storia, l'Italia attraverso le impronte, le immagini e i sopralluoghi della Polizia Scientifica. A partecipare all'evento il capo della Polizia Franco Gabrielli, il direttore centrale della Polizia Criminale Vittorio Rizzi, il direttore del Servizio Polizia Scientifica Fausto Lamparelli e le autorità civili e religiose del territorio. Il riconoscimento alla Questura di Salerno di un ranking più significativo è la dimostrazione, se mai ce ne fosse bisogno, dell'attenzione che il Dipartimento ha verso questo territorio e, consentitemi anche di dire, a merito dei colleghi che lavorano in questo territorio, a significare come questo lavoro è importante, e il fatto che si dia maggiori uomini e maggiori strumenti credo che sia anche merito di chi fino ad oggi ha tirato la carretta. Sul tema degli organici dobbiamo essere un briciolo pazienti. Intanto noi non possiamo non cogliere positivamente che anche in questa legge di bilancio ci sono fondi specifici per le assunzioni straordinarie, e credo che questo vada a merito del Ministro, che si era assunto un impegno e questo impegno lo ha onorato. Mi permetto solo di dire che per fare gli agenti poi ci vuole tempo, perché vedete, quando si decise di bloccare il turnover e quindi si immaginò che i poliziotti, i carabinieri, i finanzieri fossero troppi, la decisione si consumò in un atto normativo che però ha prodotto talmente tali e tanti guasti, perché nel frattempo le persone sono andate in pensione, le persone sono invecchiate, e quella che con un termine anglofono si chiama turnover non si è realizzato.